Ancora buongiorno a tutti i telespettatori di UD News TV. Il Consiglio dei Ministri è convocato oggi alle 14:30 per la delibera dei funerali di Stato di Giuseppe Zamberletti, creatore della Protezione Civile, morto a 85 anni nella notte fra sabato e domenica. Lo rendono noto fonti di governo. Zamberletti ha avuto un ruolo importantissimo anche nella ricostruzione nel post-terremoto del Friuli nel 1976, quando fu nominato proprio commissario straordinario per la ricostruzione. Ogni anno ritornava in Friuli per incontrare gli amministratori del tempo, ma anche i nuovi amministratori, e tra questi anche il nuovo sindaco di Gemona, Roberto Revelant, che lo ha incontrato proprio l'ultima volta lo scorso 5 maggio. Allora andiamo a sentire il ricordo di Zamberletti, del sindaco di Gemona, intervistato questa mattina da Luciana Idelfonso. Un uomo straordinario proprio per quello che ha saputo fare in occasione sia dell'emergenza sia poi nella ricostruzione. È chiaramente un uomo di grandi visioni, un uomo particolarmente stimato nella nostra comunità. Ieri veramente è stata una giornata pesante un po' per tutti, perché ogni qualvolta l'onorevole Zamberletti rientrava in Friuli, capitava anche molto spesso, l'accoglienza che qualsiasi persona, la gratitudine che qualsiasi persona incontrava per strada era veramente straordinaria. È un lutto importante, abbiamo proclamato lutto cittadino fino a martedì per 3 giorni, e credo, ed anche la comunità ha sostenuto questa scelta, è stata consapevole che era una scelta da fare importante, e lo ricorderemo in maniera importante. Veramente è una persona straordinaria che rimarrà nelle generazioni un uomo veramente molto vicino a Gemona. Ecco, lui ha avviato quello che poi è diventato il metodo Friuli e che ha permesso la ricostruzione di Gemona, ma non solo, in tempi rapidi anche rispetto a quello che avviene oggi, 40 anni dopo. Dal modello Friuli alla nascita anche della protezione civile, in quel contesto lì, senz'altro si sono poste delle basi importanti che non sempre poi, o direi quasi mai, hanno trovato conferma negli eventi successivi, e anche di questo l'onorevole Zamberletti se ne rammarica spesso, perché questo modello può ancora esistere, può essere ancora replicato in altre realtà, ma ci vuole una volontà, una forza politica dello Stato che vada in questa direzione. Ciò che più mi ha impressionato nell'ultimo incontro che ho avuto con l'onorevole Zamberletti lo scorso maggio è ancora la sua voglia di guardare al futuro, soprattutto basandosi sulla prevenzione delle calamità. E è qui che dobbiamo farci trovare pronti, ed è qui che noi ereditiamo questo suo spirito, questa sua volontà, e che dobbiamo far propria. E domani alle 10:30 ci saranno i funerali di Zamberletti nella Basilica di San Vittore a Varese. Ci sarà anche una delegazione della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che parteciperà alle esequie e che partirà nella notte di oggi diretta proprio a Varese. Andiamo in regione adesso, nella sede della regione di via Sabbadini, dove si è appena conclusa una conferenza stampa dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini per parlare di fondi europei. Vedo pronta Luciana Idelfonso nel nostro monitor di servizio. A voi la linea, Luciana. Sì, buongiorno, siamo in diretta dal Palazzo della Regione di Udine per parlare del programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che quest'anno si conclude con ottimi risultati, forse addirittura insperati. No, insperati no, noi siamo abituati a vincere come regione, l'abbiamo dimostrato per l'ennesima volta, raggiungendo, anzi superando, quelli che erano gli obiettivi che c'erano stati posti al 31-12-2018. 49 milioni di progetti approvati di fronte a un obiettivo di 36 milioni e mezzo circa. Ecco, di questo voglio davvero ringraziare e l'autorità di gestione, ma anche tutte le strutture regionali che davvero negli ultimi mesi dell'anno hanno lavorato in maniera intensissima al fine del raggiungimento dell'obiettivo. Parliamo di più 16 milioni. Avete già pensato come impiegarli e dove si definirli? Ma le linee, che gli assi presenti nel PORFES sono assolutamente degli assi importanti. Parliamo di PMI, parliamo di innovazione, parliamo di sviluppo dei centri urbani, insomma sono tutti assi che necessitano di denari, e sono assi che sicuramente ci vedranno impegnati nel 2019. Ecco, tre sono i progetti che ancora devono essere approvati e vedranno la luce nel 2019, appunto.
Parliamo per quanto riguarda Trieste della Biotechnology, l'Age Technology sempre per quanto riguarda la piazza di Trieste, e ammodernamenti per quanto riguarda gli istituti scolastici, chiedo scusa, per gli efficientamenti energetici, e poi sempre per quanto riguarda l'innovazione delle imprese. Insomma, la Regione Friuli Venezia Giulia c'è, siamo presenti, siamo a fianco delle imprese che in questi periodi ne hanno davvero bisogno. E allora ringraziamo l'assessore Bini e ti restituisco la linea a voi. Grazie Luciana Delfonso. Friuli Venezia Giulia, quarta regione in Italia per numero di migranti minorenni non accompagnati. 785, come rivela un'inchiesta nazionale di Milena Gabanelli e Simona Ravizza per il Corriere della Sera, basata sul censimento al 31 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Davanti al Friuli Venezia Giulia ci sono altre regioni quali Sicilia, Lombardia ed Emilia-Romagna. Dati i numeri sicuramente importanti anche per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, e allora siamo andati a sentire l'assessore regionale all'immigrazione Pierpaolo Roberti e anche il sindaco di Tarvisio Zanette, uno dei comuni che deve farsi carico del maggior numero di migranti presenti appunto sul territorio regionale, migranti minorenni. Monica Nardini li ha raggiunti al telefono, sentiamo le loro considerazioni. Regione quarta in Italia per numero di migranti minorenni non accompagnati, 785, come commentiamo questo dato? Questo è un dato assolutamente preoccupante, di cui siamo consci fin dal nostro insediamento. Oltre a essere un problema di gestione pura, sono anche un problema di carattere economico. I minori stranieri non accompagnati in media ci costano 75 euro al giorno nelle nostre strutture, 45 vengono rimborsati dallo Stato, ma la rimanente parte viene messa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che rimborsa sostanzialmente i comuni. Quando parliamo di minori stranieri non accompagnati dobbiamo stare attenti a cosa stiamo descrivendo, nel senso che non parliamo sicuramente di bambini, ma oltre il 90% sono ragazzi nella fascia 16-17 anni, quindi prossimi ai 18 anni vengono qua prevalentemente per cercare lavoro. Minori non accompagnati non significa che arrivano da soli, ma semplicemente che sono senza genitori, quindi magari vengono accompagnati da cugini, parenti, zii. Questo li classifica comunque come minori stranieri non accompagnati, quindi devono, in forza della legge nazionale, essere accolti dai comuni, creando non pochi problemi. Molto spesso queste persone oltretutto richiedono di poter proseguire il ciclo di studi, quindi anche qui c'è un obbligo di legge, quindi rimangono in capo alle stesse comunità fino a quando non hanno completato il ciclo di studi. Questo non fa altro che aumentare i costi. Ovviamente il tessuto economico del Friuli Venezia Giulia non è in grado di dare delle prospettive di vita a questi ragazzi sul nostro territorio, quindi rimane un problema di gestione dei comuni, un problema che dobbiamo affrontare quanto prima, e lo stiamo facendo anche solo predisponendo nuovi regolamenti e delle nuove norme in merito alle strutture per minori stranieri non accompagnati. Noi nel 2016 abbiamo dovuto assistere 621 minori tramite le strutture di accoglienza, nel 2017 138 e nel 2018 il numero è sceso a 36. Il numero è in diminuzione, certamente per noi, come un comune così piccolo, siamo sotto i 5.000 abitanti, ci ha messo in difficoltà soprattutto dal punto di vista dell'anticipo delle spese, perché per esempio nel 2016 abbiamo dovuto anticipare 2.320.000 euro, perché sia il Ministero che la Regione, che sono quelle che poi ci rifondano queste spese, comunque lo fanno con tempi tardivi. Noi, per quello che riguarda il 2016-2017 e anche alcune tranche del 2018, abbiamo avuto quasi tutto. Abbiamo una situazione un po' imbarazzante nel 2017, perché ancora siamo dal Ministero in attesa di 215.000 euro che ancora non ci sono stati rimborsati. Passiamo alla cronaca adesso. Lite sugli spalti a Remanzacco durante una partita di calcio giovanile tra l'Aurora e il Forum Iuli. Protagonisti un signore di 70 anni di Pasian di Prato, sostenitore del Remanzacco, e una cinquantenne di Cividale. I due erano seduti accanto in tribuna per seguire la gara e sul finire del secondo tempo, stanca di sentire gli insulti e le invettive dell'uomo contro uno dei guardaline in campo, suo marito, la donna ha fatto presente al vicino di non gradire il comportamento. L'uomo, anziché
chiedere scusa ed esistere, si è messo a discutere con la donna. Prima che la situazione degenerasse sono stati chiamati i carabinieri, sul posto gli uomini della stazione di Feletto Umberto, che hanno rasserenato gli animi. Sabato mattina il parroco di Osoppo, Don Ottavio Zucchetto, si è presentato alla stazione dei carabinieri per denunciare il furto del proprio portafoglio lasciato custodito all'interno della canonica osovana e contenente 160 euro. Ai militari dell'arma è bastato poco per individuare il colpevole, un 54enne gemonese già noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato. I carabinieri di Fagagna invece hanno arrestato un 28enne della zona che non aveva rispettato i termini dei domiciliari. È stato trovato ubriaco in un bar locale. Sconterà in carcere a Udine una pena residua di 77 giorni di reclusione. Incidente a Tarcento questa mattina all'altezza di via Matteotti e via Udine, all'altezza dell'intersezione tra queste due strade. Tre mezzi coinvolti, tra cui un ape car. Una mancata precedenza probabilmente all'origine del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, pare infatti che una Fiat 500 che viaggiava su via Matteotti e doveva svoltare a sinistra su via Roma non abbia dato precedenza a un ape car che proveniva dall'opposto senso di marcia e che ha finito la sua corsa contro un terzo mezzo che vediamo in questa foto che seguiva la Fiat 500. Ferito il conducente dell'Apecar che è stato trasportato in ospedale. E si sta attenuando la nevicata in corso dalla serata di ieri sulla fascia alpina e prealpina in Friuli. Circolazione rallentata in A23 tra Carnia e Tarvisio, chiuso il passo rest, disagi nelle valli del Torre, in particolare a Vedronza, ovviamente per quanto riguarda la circolazione. Sentiamo David Zanirato. Dal tardo pomeriggio di domenica e sino all'alba di oggi la neve è tornata a cadere sulle montagne di Carnia e Valcanale. 30 centimetri sono caduti a Forni di Sopra, 50 a Sappada e a Tarvisio, dai 5 ai 10 centimetri nei paesi di Fondovalle sopra i 300-400 metri di quota. Lungo le principali arterie stradali e regionali in azione i mezzi spargisale e spazzaneve delle ditte incaricate. La perturbazione sta portando ancora deboli precipitazioni nevose sulla A23 Udine-Tarvisio nel tratto tra Pontebba e il confine di Stato. Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente nelle aree di servizio o nelle aree di parcheggio. Alcuni problemi vengono segnalati lungo la strada regionale 646 di Vedronza, nelle valli del Torre. Stamattina diversi mezzi, tra cui la corriera di linea, sono rimasti bloccati sulla strada. Sul posto, assieme al sindaco, per un sopralluogo, la squadra comunale di protezione civile si è proceduto alla salatura della strada, che rimarrà chiusa almeno per la mattinata. Causa neve è stata chiusa al traffico anche la strada regionale 552 del passo rest, dal chilometro 7 più 200 al chilometro 23 più 800. Dal pomeriggio la tendenza porterà ad una cessazione delle precipitazioni a partire dalla Carnia. In serata possibile qualche banco di nebbia sulla bassa pianura. E le condizioni meteorologiche sono sicuramente fondamentali per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Buone condizioni meteo favoriscono la diminuzione della concentrazione di polveri sottili nell'aria, ma anche le auto, i mezzi in transito ovviamente possono hanno un ruolo importante nell'inquinamento. E si è parlato di questa mattina durante un convegno in Camera di Commercio a Udine. In particolare, che ruolo possono avere gli automobilisti ovviamente per ridurre la concentrazione di polveri sottili nell'aria? Luciana Idelfonso lo ha chiesto a Riccardo Gobbato, vice capogruppo di Confcommercio Federmotorizzazione Udine. Sentiamo. Era una questione di crisi e quindi di costi associati alla manutenzione dell'auto. Diversi guidatori trascurano la manutenzione della loro auto e a volte non fanno la revisione obbligatoria come prevista dalle normative. E questo è chiaro che ha un impatto anche sull'inquinamento del parco circolante, che inquina di più di quello che dovrebbe a causa di una scarsa manutenzione. E, allo stesso tempo, il tema della mobilità elettrica è un po' il futuro. Tutti quanti ci approcciamo anche come concessionari a poter gestire un parco circolante che via via, mano a mano, sarà sempre più composto da vetture elettriche e da vetture ibride,
e questo vuol dire anche fare tanta formazione al nostro personale per poter intervenire poi su questi veicoli. Sugli utilizzatori finali c'è molta confusione, soprattutto si è parlato molto dell'abolizione del diesel negli ultimi mesi. Sì, corretto, c'è tanta confusione e la prima domanda che viene fatta quando un cliente entra in salone è quella: ma cosa succederà con la mia macchina attuale e perché dovrei comprare una macchina a benzina o diesel piuttosto che ibrida? E quindi sì, c'è ancora tanta confusione. Facendo un paragone magari azzardato, è un po' come la storia dei vaccini. Ognuno la pensa come vuole, i dati della scienza dicono una cosa, però la realtà, la psiche delle persone pensa invece che sia il diesel un male da cui uscire prima possibile. Secondo lei le agevolazioni regionali per quello che riguarda la mobilità alternativa e quindi green potrebbero dare una spinta per questo 2019? Allora, il parco circolante dell'elettrico vale l'1% scarso, quindi non danno una spinta al mercato. Cominciano a creare una mentalità, un nuovo modo di pensare e questo aiuta. Dall'altra parte ci vorrebbe anche un aumento delle infrastrutture di ricarica, oggi assolutamente carenti sul territorio. Perfetto, la ringrazio. Grazie. E andiamo adesso allo sport, subito alla Dacia Arena, dove c'è per noi Jacopo Romeo. Ancora buongiorno Jacopo. Ciao Angela, buongiorno, ben trovata a te e ai nostri telespettatori. Sì, Udinese che ritorna al lavoro con il primo vero allenamento della settimana questo pomeriggio alle ore 15. Intanto però quello che posso dirti è che qualche giocatore, come ad esempio l'ultimo arrivato De Maio, è già qui dalla mattina perché sta svolgendo, oltre all'allenamento del pomeriggio, anche un lavoro personalizzato nelle strutture interne, in palestra, insieme a lui anche altri giocatori, altri membri della Rosa, ovviamente sempre seguiti dallo staff tecnico che, come al solito, guidato da mister Nicole, è arrivato di buon'ora di prima mattina qui per iniziare a preparare la giornata di lavoro, come sempre succede. Vedremo quali saranno le indicazioni che avremo da questo primo allenamento, perché è chiaro che ci si immerge in una nuova settimana di lavoro che porta ad una partita molto complessa, quella di domenica ore 15 qui alla Dacia Arena contro la Fiorentina, e soprattutto si è reduci da una serata difficile, perché contro la Sampdoria è arrivato un passivo molto pesante, influenzato anche da quelle che sono state le decisioni dell'arbitro Massa, con due rigori non ricontrollati al VAR che hanno fatto e fanno ancora discutere, soprattutto il secondo, quello per il fallo di mani di Opoku, insomma decisioni controverse, mettiamolo in questo modo, però dopo il passivo pesante da recuperare con questi due calci di rigore è chiaro che la squadra non ha avuto quella reazione che era lecito attendersi. Ha detto mister Davide Nicola in maniera molto chiara che non si è giocato da squadra sabato pomeriggio, infatti poi il risultato finale ne ha risentito, e come. Dunque in che modo si ritornerà al lavoro a partire da oggi? Beh, innanzitutto bisognerà fare tesoro di ciò che non deve essere assolutamente più ripetuto di quanto si è visto a Marassi, ossia anche quella fragilità difensiva e soprattutto quella sensazione di non riuscire a ribaltare un risultato che però era un macigno importante, soprattutto visto il modo in cui si era arrivati al 2-0 con quei rigori. E bisognerà fare dunque tesoro degli errori passati e rimettersi sulla retta via, sulla strada giusta, perché 6 gol subiti nelle ultime due partite sono davvero troppi, dunque si è un po' dispersa quella solidità difensiva al netto di tutti gli episodi. Dunque cercheremo di capire come lavorerà la squadra e soprattutto quali saranno le indicazioni che darà il mister Davide Nicola ad un gruppo che è fondamentale, questo non deve abbattersi psicologicamente, perché il KO di Genova, il rischio più grande è che possa lasciare delle scorie, dunque bisognerà resettarlo prevalentemente da un punto di vista mentale. Noi ovviamente seguiremo l'allenamento in diretta a partire dalle ore 15 e vi racconteremo quello che succederà passo dopo passo. A te Angela. Grazie Jacopo, allora ci rivediamo alle 15 nel corso del nostro pomeriggio calcio. Proprio prima, nell'edizione precedente del nostro TG, abbiamo parlato dell'approccio mentale della squadra alle gare. Adesso andiamo a sentire un altro estratto della trasmissione di ieri sera di Studio e Stadio Commenti, il pagellone degli opinionisti sul mister. Ecco. Vediamo il quadro completo, così poi facciamo il ragionamento sul mister. Cominciamo da te, sì. 4,5 per il mister. Dov'è che ha sbagliato di più secondo te? Beh, non ha
Non è riuscito a proporre una formazione competitiva in nessuna fase della partita, in nessuna fase del campo. La Sampdoria è partita, a me ha dato questa impressione, è partita troppo forte. Nel momento in cui ha rallentato il ritmo, in un certo senso mettendosi forse sul ritmo dell'Udinese, diciamo sul classato dell'Udinese dal punto di vista tecnico, poi si è proprio distesa e ha Più fatto. squadra la Sampdoria, più È gente di qualità. Tutte le volte che l'Udinese gioca storicamente contro irriconoscibile. Mattia, ma l'Udinese, tutte le volte che gioca con una squadra col trequartista, è sempre in difficoltà. Sì, ma Lui, le nel giorni, momento ti in cui ricordi si la sono partita messi d'andata? tranquilli, Quando è sono entrato andati. Saponara all'ultima mezz'ora, qua, ci ha messo di nuovo nel casino. Certo, assolutamente, c'è E stata una allora, debacle sotto tutti i punti di vista. Remore da quella partita, ieri, dovevi Franco, anche fare degli accorgimenti tattici ma in quel mi modo lì. dispiace dirlo. Ma dopo il 29 di dicembre, l'allenatore diceva adesso stiamo migliorando, siamo pronti anche per offrire un calcio più propositivo. Calma. L'allenatore deve volare basso non tanto per l'ambiente, ma per i giocatori. È legato alla gestione della partita, insomma, una squadra In senso lato. come avevo precisato all'inizio, insomma, per atteggiamento, per forza ci deve essere la mano dell'allenatore, quindi non puoi scappare da un tipo di voto del genere, no? Dal calcio passiamo adesso al basket, parliamo di GSA che ieri ha perso in trasferta contro Montegranaro per 76 a 68. Andiamo a sentire le parole del coach al termine della gara. Ecco l'intervista. Abbiamo qualche problema con l'intervista e allora andiamo a sentire non il coach della GSA, ma il general manager Davide Michalic. Ecco. Davide Michalic, perdere non è mai bello, però forse si va via con mezzo sorriso dalla Porta San Giorgio oppure no? Ma non c'è sorriso perché oggi abbiamo fatto la partita a Gagliarda, per tre quarti siamo stati lì, poi era ovvio che non appena avessimo beccato il primo break sarebbe stato difficile ricucire, la coperta era un po' corta, la partita era lunga sui 40 minuti, però io ho visto la squadra meglio a livello di applicazione, non ha mai mollato fino all'ultima palla, ma alla fine qualche canestro di Amoroso che ha fatto difficoltato la partita, poi alla fine ha fatto i canestri decisivi, ma anche Corbett e Traini hanno fatto qualche zingarata, insomma, chiaro che dispiace perdere, ma io devo dire che la squadra, faccio un applauso perché invito tutti ad essere fiduciosi. Perché oggi l'ho vista più applicata, più desiderosa di togliersi questa scima della trasferta dalle spalle. Poi purtroppo non è una partita facile, lo sapevamo, loro sono una squadra molto forte, ci ha battuto anche al Carnera. Peccato, dai, peccato. Sono dispiaciuto e peccato per i ragazzi, perché per me meritavamo di arrivare a giocarci la punto a punto l'ultima azione e di avere il finale non dice la verità su quella che è stata l'andamento della partita. Poi chiaramente faccio un applauso ai nostri tifosi venuti fino a qua, una trasferta lunghissima. Credo che mercoledì al Carnera vinceremo contro la Fortitudo, quindi venite tutti al Carnera, palazzo è già pieno, ma io penso che vinceremo mercoledì sera. Siamo in chiusura, allora subito uno sguardo agli aggiornamenti di cronaca dall'Italia e dal mondo. Il primo aggiornamento ci arriva da Genova, dove il sindaco Marco Bucci, commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, ha anticipato una possibile data per l'operazione di demolizione del ponte. Siamo pronti a tirare giù il moncone, il primo pezzo dovrebbe scendere tra il 6 e l'8 febbraio, ha detto il sindaco, anche se dobbiamo vedere ancora con precisione quando sarà. I primi pezzi del ponte stanno già venendo giù, ha detto ancora il sindaco. Le operazioni sono già iniziate, ma i pezzi sono piccoli e fanno meno notizia, ha detto ancora. Il giorno in cui ci sarà la demolizione di una parte più importante, quella appunto del Moncone Ovest, penso che ci sarà tutta la città a vederlo. Sarà l'occasione per dire che le cose stanno andando avanti. E andiamo a Roma adesso, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il cosiddetto decretone che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e su quota 100 per le pensioni. A breve il testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Presidente della Repubblica che tra l'altro proprio in questi minuti sta incontrando i bambini della scuola primaria di Varmo che lo scorso anno avevano scritto al Capo dello Stato.
una lettera per fargli i complimenti, parlando anche della giornata della memoria, e come risposta non hanno ricevuto un prestampato dal Quirinale, ma proprio l'invito a presentarsi per un incontro, per un'udienza con il capo dello Stato, fissato proprio per la giornata di oggi. E in questi momenti proprio i bambini della quinta B della scuola primaria di Varmo stanno incontrando il capo dello Stato. Andiamo adesso oltreoceano, andiamo a L'Avana. Prima vi abbiamo mostrato le immagini del crollo di una diga in Brasile con decine e decine di morti. Dal Brasile ci spostiamo adesso sull'isola di Cuba, a L'Avana, colpita da una forte tromba d'aria che ha causato la morte di almeno 3 persone, 172 i feriti a causa di questa tromba d'aria che si è abbattuta sull'Avana la scorsa notte. E chiudiamo proprio con le previsioni del tempo per le prossime ore, i prossimi giorni nel nostro Friuli Venezia Giulia. Sentiamo allora Arturo Puccillo, io mi fermo qui, buon pomeriggio a tutti. La tendenza sarà un graduale miglioramento ancora delle precipitazioni residue nel corso della mattinata, poi un graduale attenuazione e poi miglioramento, già qualche schierita interviene a ove, specialmente sul Pordenonese, poi anche dalla Carnia avanzeranno nel corso del pomeriggio. E un po' di borino sulla costa, però moderata in qualche fase, chiuderà poi questo evento. Temperature massime 7-9 gradi tra costa e pianura, naturalmente più basse, intorno a zero per quanto concerne la montagna, dove appunto la neve è caduta anche fino a gran parte di fondovalle. La giornata di domani interlocutoria, cielo in genere poco nuvoloso, più che altro per delle nubi quote medie, medio alte al mattino, dopodiché schiarite, quindi anche fino a sereno nelle ore centrali pomeridiane della giornata, gelate di nuovo in pianura, qualche grado sotto zero, sulla costa no, e temperature massime saliranno intorno agli 8-9 gradi e forse anche localmente 10 in pianura. Per quanto concerne i giorni successivi ci aspettiamo ancora dell'aria umida che arriva dall'Atlantico, da ovest, però attualmente non sembra determinare precipitazioni significative, o quantomeno potrebbe essere giovedì una fase di precipitazione che poi si riporterà anche venerdì, ma ancora è da chiarire, da sviluppare come scenario, perché i modelli di simulazione non sono in accordo su questo, quindi naturalmente ne riparleremo nei prossimi giorni.